Buonasera a tutti, sono Daniele Bernardi, benvenuti alla quindicesima puntata del nostro Virtual Meetup. Oggi la organizziamo leggermente in maniera diversa, farò io subito la presentazione dell'ospite prima del sondaggio e quindi volevo ricordare il giorno in cui l'ho conosciuto era il 2005. Eravamo a Treviso, l'università, la sede staccata dell'Università Ca' Foscari, e Francesco ha tenuto uno speech fantastico su quanto è difficile dimostrare statisticamente che un fondo è più performante di un altro. Quello speech mi impressionò. Noi come Diamant eravamo sponsor di quell'evento, mi presentai, nacque un'amicizia di lunga data che ha portato poi a Francesco a partecipare, spero con soddisfazione, ma ce lo dirà lui, a credo 5-6 edizioni del Quant, sempre portando la sua intelligenza, la sua arguzia, il suo punto di vista laterale. Quindi ho l'onore di presentarvi Francesco Corielli, professore alla Bocconi. Vai Francesco, saluta e dopo passiamo al... Grazie, grazie molto, saluto tutti. Spero che anche questo sia divertente. ce lo auguriamo, ma siamo sicuri. Allora, partiamo subito con il sondaggio. Vai Gabriele. Allora, buonasera a tutti. In realtà il filmato era molto travolgente come sonoro, eccetera. Purtroppo il fatto di non avere la fibra probabilmente c'era. Però prima funzionava, questo è il problema. Bene. Mi prendo lo schermo, allora Daniele, un attimo, me lo prendo molto velocemente. Eccolo qua. Eccolo qua, quello che avete visto in questo momento in realtà è l'inizio di un spettacolo musicale, ma non solo. Ideato dalla mente di Carl Orff, in realtà nel Novecento, che riproponeva quanto poteva accadere nel periodo del Medioevo all'inizio del Rinascimento. Il brano che avete ascoltato, che avreste dovuto ascoltare meglio, era il brano iniziale dei Carmina Burana, O Fortuna, che vedete nel testo originale dice, chiaramente qui tradotto, O fortuna come la luna sei variabile nel tuo stato, sempre cresci o decresci, vita detestabile. La fortuna ora indurisce ed ora cura per gioco l'acutezza della mente. È proprio sull'acutezza della mente che stasera cercheremo di elementi che ci aiutino a capire fino a dove l'acutezza della mente riesce in qualche maniera a imbrigliare la casualità della sorte. Con Francesco stamattina gli proponevo questa xilografia del Cinquecento. In realtà poi lui cortesemente me l'ha rimandata più completa di quella che utilizzo io di norma, ma in realtà nel suo libro Gigerenzer descrive questa immagine con una decina di righe molto interessanti. Rischio e incertezza. Due giovani donne vestite magnificamente e sedute ben diritte una di fronte all'altra stanno faccia a faccia. Calme, ma nessuna delle due bada a quella di fronte. A sinistra, fortuna. La grigiosa dea della sorte è bendata. In mano a una ruota su cui si arrampicano disperatamente, alla quale si avvinghiano o da cui cadono varie figure umane. Di fronte a lei, Sapienza, dea della scienza calcolatrice e vanitosa, persa nell'ammirazione di se stessa, tiene in mano uno specchio. Le due figure allegoriche portano forma a una opposizione antica. Fortuna ci porta una sorte buona o cattiva a seconda del suo umore. Ma Sapienza promette, ma solo promette la certezza.
questa xilografia del 500 venne incisa 100 anni prima di una delle massime rivoluzioni del pensiero umano, quella della probabilistica, che detto in soldoni cercò di domare il caso. E adesso io mi chiamo fuori e chiaramente lascio lo schermo a Francesco, perché già ho visto le slide e sono, non me lo sarei perso a costo di qualsiasi malattia per nessuna cosa al mondo. Mi rimetti quella... Grazie, mi rimetti quella di prima, per favore? Ma certo, assolutamente sì. Eccola. Ecco, questo è interessante, è un tipico esempio di compendio in pochissime figure di un sacco di cose. Io vale la pena pensarci un attimo ancora. Non c'è solo la fortuna e la sapienza sta guardando uno specchio dove c'è se stessa, perché la sapienza nasce dalla riflessione, da riguardarsi, ma intorno allo specchio ci sono i pianeti e il sole, quindi devi guardare te stesso ma anche il mondo esterno, quindi l'esperienza. Guardate invece che la fortuna ovviamente non guarda nulla, ma la fortuna ha una corona, mentre la sapienza è vestita alla conciatura di una donna rinascimentale sposata, non di una fanciulla. Quindi è in qualche modo saggia e posata. Poi guardate dove si siede la fortuna. La fortuna non si vede bene, ma c'è scritto anche in latino, comunque si siede su una specie di altalena su cui sta una palla rotonda, in maniera tale che deve, vedete che la pedana su cui si trova è scoscesa, lei può cadere in qualsiasi momento. Invece la sapienza è seduta su una sedia quadrata, stabile, e ha i piedi comodi su un cuscino. In alto ci sono due persone, a sinistra c'è quello che crede nella fortuna, che dice ti facciamo diventare una dea e ti mettiamo in cielo, e dall'altra parte c'è quello che crede invece nella sapienza e dice che bisogna basarsi sulla capacità, sulla virtù, perché questa è l'unica cosa che può dare le soluzioni ai problemi. Fine. Adesso vorrei mettere le mie slide un attimo sullo schermo. Dovreste... Ecco, ok. Un attimo solo. Allora, vediamo che lo trovo qua. Vediamo se adesso... Abbiamo trovato il trade union giusto. Perfetto. Buon lavoro, Francesco. Grazie a te. Vediamo se vedete lo schermo giusto. Perfetto. Cioè... Ok, perfetto. Va bene. Allora, adesso incominciamo. Allora, questa breve chiacchierata non si chiama alle origini della probabilità in finanza, ma l'ho voluta soprannominare il serpente dell'Eden, perché è una storia di una tentazione. E infatti, visto che si parla di fortuna, e partiremo dal mondo greco, anche se andremo anche un po' prima, a un certo punto, all'inizio ho voluto mettere una delle più famose storie di tentazioni che coinvolgono la fortuna, il destino e altre cose che si conoscono. Questo è un vaso che sta in un museo a Berlino, un famosissimo vaso, si chiama il vaso del pittore del destino, e Eimarmene è una delle dee del destino, ce ne sono tante. Le scene che sono intorno a questo vaso sono queste. A sinistra vedete Nemesi, che indica a Tiche, che è sua sorella. Tiche è la dea della fortuna, mentre Nemesi è la dea non della vendetta, ma della giusta retribuzione, cioè del fatto che a un certo punto ognuno arrivi quello che è destinato a arrivare. Quindi garantisce il fatto. Indica con disapprovazione quello che sta succedendo al centro. Seduta sulle ginocchia di Venere c'è Elena. E Venere sta cercando di convincere Elena, aiutata da questa forma che si vede sulla sinistra, che è la dea della persuasione o della seduzione, se preferite, a cedere a Paride. Vi ricordate la storia delle mele, tutte queste cose qua, e la ragione perché questo accade? Ma Paride stesso è lusingato da qualcos'altro, è lusingato da questo essere alato che è uno dei figli di Venere, è uno degli Erotoi, degli Amorini, chiamiamoli così, che si chiama Imero, che è il desiderio privo di controllo. La storia che qua si dice è: attenzione, perché quando vi lascerete prendere, persuadere a seguire una via che è affascinante perché vi è spinta dalla vostra mancanza, siete spinti a questa via dalla mancanza di controllo, alla fine la fortuna e la dea della retribuzione avranno qualcosa da dirvi. Noi sappiamo come è andata a finire,
questa cosa, perché da qui nasce la guerra di Troia e tutto quel che ne segue. C'è un legame con quello che vedremo adesso. Allora, io ho voluto fare, siccome la cosa è abbastanza, ho scritto forse troppi lucidi come sempre, ma voglio fare un sommario molto rapido di quello che diremo. La questione è molto semplice. Noi, l'uomo ha sempre affrontato problemi relativi a decisioni in condizioni di incertezza, da quando esiste, e se ne è sempre perfettamente reso conto. Tanto è vero che tra i più antichi dei ci sono quelli della fortuna e della sorte. Ora, c'è un'altra cosa. L'uomo non solo deve decidere perché è obbligato a farlo in condizioni di incertezza, ma crea incertezza finta, perché gli piace giocare, quindi crea dei giochi che, diciamo, simulano l'incertezza del mondo. Nell'antichità questo aveva un significato anche sacrale, ma non è su questo che ci concentreremo oggi. E scommette su questi fatti. Per esempio, crea i dadi. Ci sono dadi, come vi farò vedere dopo, esattamente simili ai nostri e perfettamente bilanciati, che risalgono a migliaia d'anni prima di Cristo. Fra l'altro, con i numeri scritti come puntini nelle stesse posizioni di oggi. Questo è abbastanza interessante. L'unica differenza è l'ordine, la circolarità, la chiralità dei numeri. Ci sono due versioni, una a sinistra e una a destra, una più comune in Cina e una più comune in Occidente. Però facciamo anche cose serie. Abbiamo necessità di prestare soldi, per esempio, a gente che non sappiamo se ce li restituirà, e quindi dobbiamo in qualche modo valutare un tasso di interesse, e l'abbiamo sempre fatto con diversi nomi, e anche questo significa quantificare in qualche modo l'incertezza, e l'uomo lo fa da migliaia di anni senza nessun modello matematico. Incominceranno i modelli matematici a nascere nel 5-600 con grande successo. La probabilità come la conosciamo oggi, non il termine probabilità che significava una volta solo che qualcosa è verosimile o forse che qualcuno riuscirà a provarlo, ma la probabilità come cosa misura in qualche modo della propensione di un evento a manifestarsi, nasce sostanzialmente solo nell'ambito dei giochi d'azzardo, non della valutazione, che ne so, delle assicurazioni o altre cose, di contratti o degli investimenti, di contratti rischiosi, e nasce molto tardi, nasce col Rinascimento. Di fatto è solo con la seconda metà del 600 che si formalizza in una maniera simile a quella che abbiamo oggi. Ma ripeto, all'inizio soltanto nel campo dei giochi. Mentre è certo che le persone riconoscono che c'è qualcosa di comune tra il lancio di un dado e stabilire qual è l'interesse per un prestito che può non tornarmi, quindi c'è l'incertezza in tutte e due le cose, non si azzardano neanche a parlare di probabilità della seconda cosa, ma solo della prima. Cosa fa il calcolo delle probabilità? È quello che insegno anche io. È una cosa molto semplice. Il calcolo delle probabilità fa questo. Una volta che noi abbiamo dato le probabilità a certi eventi, che chiamiamo eventi elementari, per esempio la probabilità che lanciando un dado in maniera opportuna venga un numero, una delle facce del dado, poi possiamo costruire da questa, attraverso una serie di regole matematiche ragionevoli, le probabilità di eventi complessi. Questa costruzione, come tutte le costruzioni matematiche, avviene in modo meccanico. Cosa vuol dire? Una volta che noi siamo d'accordo su quelli che sono gli assiomi e le regole di deduzione, tutto è uguale, tutto è allo stesso livello, tutto vale allo stesso modo. Ovviamente, però, e questo è il punto centrale, il calcolo della probabilità non ci dice assolutamente nulla su come assegnare le probabilità, ma solo come trasferirle da eventi ad eventi. Okay? Questo è molto importante. Ora, che cosa succede? Una volta che si forma questo calcolo, nasce una tentazione. Abbiamo in qualche modo governato un tipo di incertezza, quello dei giochi dei dadi, dei giochi d'azzardo e di quel tipo. Perché non cerchiamo di estendere questa idea anche a altre incertezze, per esempio le assicurazioni sulla vita, la decisione su quanto far pagare un investimento del risultato aleatorio e così via. Questa cosa, queste domande, cioè il fatto di avendo un linguaggio matematico per trattare il caso, parlare di qualsiasi caso con quel linguaggio, questo passaggio avviene all'inizio del Settecento. I grandi matematici del momento nascente dell'illuminismo sono i primi a chiedersi come fare queste cose. Il paradosso di Pietroburgo, per esempio, è una cosa che nasce attorno al 1720 più o meno, tanto per dirne una. E quindi
si cerca di estendere l'uso di questa tecnica, che adesso è affascinante perché è diventato un calcolo, e ricordiamo che nel frattempo c'è stato Newton che ne ha inventato un altro di calcolo, quello della meccanica e così via, quindi cose che hanno grande successo, quindi in qualche modo si nutrono, si manifestano e si propagano da sole, a estenderlo alle scommesse con esistenza, alle scommesse sui cavalli, per esempio, non sul lancio del dado, non su qualcosa di controllabile, ma su qualcosa di diverso. Non posso dire che su 6 cavalli ciascuno ha la stessa probabilità di vincere, per esempio, non è come il dado. Alle assicurazioni e poi alla finanza. In realtà la finanza, queste cose, in finanza si usano queste cose sul serio soltanto più o meno da quando sono nato io, cioè dalla fine degli anni 50, quindi quasi dall'altro ieri, mentre in assicurazione più o meno queste cose si usano dall'Ottocento. In altri campi, in campi fisici di altro tipo, da leggermente prima. Ora, in molti casi questa estensione è utile, è molto utile in realtà, ma qualche volta il fatto che questi conti avvengano in maniera quasi automatica, in realtà bisogna farli i conti, però diciamo la procedura in linea di principio è automatica, ci fa dimenticare che quando io trasferisco un'affermazione, per esempio, da un certo evento a un altro evento più complicato, magari quando parlo del primo evento parlo di qualcosa che posso vedere, ma quando parlo dell'altro evento parlo di qualcosa che magari definisco solo perché ho questa matematica che me lo fa definire. Allora, il problema è che a volte queste estensioni sono affascinanti, sono seduttive, ma possono creare dei problemi, perché ci portano molto al di là del presupposto empirico da cui siamo partiti. Per esempio nei giochi dei dadi noi possiamo essere d'accordo che le facce hanno la stessa probabilità, è strano essere d'accordo su questi perché nessuno sa cosa sia la probabilità. La probabilità è solo una parola, non è una cosa che possiamo vedere, che possiamo annusare, misurare in altro modo. Quando io dico che per esempio ogni faccia del dado ha la stessa probabilità, probabilmente sto dicendo qualcosa di questo tipo, che sono indifferente su quale faccia scommettere. Questo può essere un modo, e questo è un fatto empirico invece, oppure che mi attendo che le frequenze con cui si manifestano le facce siano più o meno simili. Questa è la nozione più antica, che è più vicina a quella che avranno i primi studiosi di probabilità, come vedremo. In altre circostanze noi non abbiamo nulla del genere. La probabilità, diciamo, spesso serve solo per stabilire alcune... io in realtà ho già in questi sistemi dei prezzi, ci sono le scommesse, la gente ha scommesso su quei cavalli, la gente ha pagato degli interessi, la gente ha comprato dei titoli. Quello che fa la probabilità è consentirmi di dare dei vincoli tra, come ho detto prima, dei vincoli tra questi prezzi, cioè dire quando questi prezzi stanno bene insieme, non di sceglierli. Noi... Quello seguo, io parlerò di un particolare contratto ad esiti aleatori, cioè un contratto stipulato in un momento in cui ancora non sappiamo quale sarà il risultato per le parti. È una definizione molto ampia. Noi ci concentreremo su un contratto antichissimo, che è antico ed è stato trattato con successo per quasi 4.000 anni nella storia dell'uomo, a partire, come vedremo, da Hammurabi fino ad arrivare alla fine dell'Ottocento. Poi è stato sostituito da altri tipi, diventò una specie di assicurazione per il commercio marittimo, quindi, ma lo vedremo poi. Questo contratto ha questa proprietà, vedremo che è molto ben definito, è chiarissimo, è chiaramente un contratto di opzione, non c'è dubbio. La gente senza problema l'ha trattato per migliaia di anni, senza avere nessuna necessità di avere probabilità, di avere teoria matematica delle probabilità, di avere una definizione più che mitica del caso e così via. L'hanno trattato, non so, discuteremo brevemente perché ci riuscivano, se volete, e non si sarebbero mai immaginati che qualcuno un giorno avrebbe creato una matematica con cui avrebbe preteso di governare sia i giochi dei dadi, giocavano anche i dadi, anzi moltissimo in quell'epoca, che anche il caso, o se volete la sorte, che è in questi contratti. Quindi la sintesi di quello che dirò è: attenzione, perché abbiamo una matematica per descrivere in maniera abbastanza positiva e con successo certi fenomeni molto semplici di aleatorietà, la usiamo in altri fenomeni dove può avere un grande successo, ma può anche essere una tentazione usarla solo perché ce l'abbiamo, portandoci a risultati, diciamo, non positivi. Questo possiamo tralasciarlo per il momento, non importa. Ok.
ho già detto tutte queste cose, lo possiamo lasciare. Allora, andiamo in un mondo in cui non esiste la probabilità, però esistono i contratti a esito incerto. Come facevano a trattare queste cose? Vi do un esempio. Nel codice di Hammurabi, che di poco, diciamo, poco dopo, cioè attorno al 1770 a.C., e del 1800 a.C., c'è un punto, c'è tutta una sezione che descrive tanti tipi di contratto. Uno è questo: se un mercante affida denaro a un agente per qualche investimento e l'agente incorre in una perdita nel luogo di destinazione, questi rifonderà il capitale al mercante. Se durante il viaggio un nemico gli porterà via quello che possiede, l'agente giurerà su Dio e sarà libero da obbligazioni. Sostanzialmente il mercante viene finanziato il mercante finanzia un agente, però ne condivide il rischio di che cosa? Il rischio del fatto che l'agente non lavori bene, questo è colpa dell'agente, deve darlo lei, ma il rischio che ci sia qualche evento durante il viaggio dell'agente che porta alla distruzione del carico, al fatto che i pirati lo rubano o altro. Questo cenno è molto importante perché i fenici lo trasformeranno in un contratto base per il finanziamento delle spedizioni commerciali. E quando arriviamo 1500 anni dopo, nell'Atene del Pireo, nell'Atene del 350 avanti Cristo, questi contratti sono la spina dorsale, lo sono già da un millennio circa attraverso i fenici, ma con i greci ancora di più, la spina dorsale del commercio marittimo, e lo rimarranno fino a tutto l'Ottocento. Questo qua vedete è inutile cercare anche di leggere, ma è un contratto del genere è scritto tra mercanti olandesi. Questi sono i Lloyd di Londra di una volta, dove stanno vedendo le notizie sulle navi che sono andate perse o meno. Loro sono i finanziatori di questi che usavano esattamente questo contratto. In inglese questo si chiama bottomry. Se le navi affondavano, loro perdevano i soldi. Se le navi tornavano, loro avevano diritto a essere pagati. Questo contratto è trattato tantissimo nei trattati legali fino a tutto l'Ottocento, perché è importantissimo, è la base di tutto il commercio che passa per navi. Le navi non sempre arrivano ovviamente al porto, è uno dei bronzi di Riace nella forma di come è stato trovato. È un caso in cui la nave non è arrivata in porto, per fortuna, perché così abbiamo due bellissime statue invece di avere dei vecchi cannoni probabilmente distrutti in seguito, perché quasi tutte le statue greche di bronzo sono sparite perché sono state usate per costruire cannoni nei secoli successivi. Ok, questo contratto, diciamo, cerchiamo di definirlo. Questo contratto è trattato, ve lo definisco nella forma ateniese perché ne abbiamo molte tracce. Attraverso cosa? Attraverso sostanzialmente delle cause legali. Non è cambiato il mondo in quel senso, molta dell'informazione sulla finanza ci viene da cause legali. Sostanzialmente l'esempio è questo: la nave e il carico sono finanziati sottoscrivendo un contratto che prevede, in caso di successo della spedizione, che la cifra prestata fosse restituita con un interesse definito al momento in cui si fa il contratto. Se non c'è insuccesso, è più preciso, lo vedremo fra un attimo, nulla è dovuto. Il contratto normava anche il caso che ci potessero essere perdite parziali di carico e prevedeva collaterale. È ovviamente in questo caso, come vedremo facilmente anche nella lettura esatta del contratto, un'opzione digitale sull'esito della spedizione. Quindi qualcosa che già anche oggi avremo una certa difficoltà a valutare. Ora, Demostene, il grande scrittore di orazioni, forse anche oratore ateniese, viveva e guadagnava soldi scrivendo per altri le orazioni legali. In Atene, nei processi, in particolare in quelli civili, ciascuno doveva difendersi da solo, e quindi si faceva scrivere il discorso da qualcun altro e lo leggeva. Lui scriveva questi discorsi, spesso abbiamo un certo numero di testimonianze, non tantissime, era anche in grado di scriverne sia uno per una parte che uno per l'altra nello stesso processo, basta pagare, non era un problema, era un avvocato. L'orazione si parte con una lettura dettagliata del contratto che ci interessa, non è una parte che di solito si traduce al liceo, però è molto interessante per noi. Io adesso ne do una breve lettura per far vedere quanto questo contratto sia moderno. Dice: Androcle di Spetto e Nausicrate di Caristo prestano
il termine prestano è carino, è daneizo, che vuol dire dare denaro. Daneizo ci suona qualcosa come danei in milanese, in effetti la radice è la stessa, è la radice di denaro. Ad Artemo e Apollodoro, che sono difeseri, 3.000 dracme, sono un sacco di soldi, d'argento, per un viaggio da Atene a Mende o Scione, sono posti che stanno oltre il Bosforo. E di qui nel Bosforo, se così decidono, per un viaggio nelle parti sinistre del Ponto, fino a Borristene, che dove c'è la foce del Dnieper, e di qui di nuovo ad Atene. Quindi c'è tutta la descrizione del viaggio. L'interesse è al tasso di 225 dracme per ogni 1000, quindi del 22,5%. Non si usa il termine interesse, che c'è in greco, il termine interesse è tokos, che vuol dire il frutto. Si usa proprio una locuzione tecnica, presto a 225 per 1000, cioè 225 ogni 1000. Poi il contratto va avanti dicendo: ma se partiranno dal Ponto verso Iero, che è un posto lungo la strada, non importa, dopo il sorgere di Arturo, che è un modo poetico di dire, poetico no, era il modo che usavano loro, a noi suona poetico, dopo metà settembre, cioè quando l'autunno incomincia a partire, ci sono le tempeste, quindi la stagione è pericolosa. Quindi se questi decidono di partire in ritardo, dovranno pagare 300 per ogni 1000, non 225. Quindi c'è una chiara considerazione del rischio. Se ti prendi un rischio, il tasso aumenta. C'è una garanzia, un collaterale, 3.000 giare di vino di Mende che saranno portate da Mende a Scione nella nave a 20 remi di proprietà di Iblesio, che è un altro personaggio che è rimasto nella storia solo grazie a questa causa. Questi beni sono dati in garanzia, liberi da ogni altro debito, eccetera, eccetera. Si parla anche del fatto che nel caso l'equipaggio sia costretto a buttare a mare una parte del carico perché vuole scappare dai pirati o cose di questo genere, oppure se deve essere pagato un riscatto ai pirati o una perdita di questo genere, ricordate quello che faceva Hammurabi, diceva il codice di Hammurabi, questi soldi saranno detratti da quello che deve essere restituito, sostanzialmente. Ok. Ora, il contratto è estremamente preciso, completo in tutte le sue parti, ci sono altre clausole che non ho letto, ma è veramente preciso. Prevede perfino la divisione delle perdite dovute alla necessità di buttare a mare il carico. Questo è un istituto del diritto marittimo antichissimo che ancora oggi si usa, si chiama avaria. Per essere chiaro, il termine avaria, che è un termine arabo, da cui viene la nostra parola avaria, che vuol dire danno, è l'origine del termine media in inglese, average, uno dei due modi per chiamare la media, mean e average. Average è proprio l'origine da questo, era un modo di calcolare come si dividevano le perdite di questi buttare a mare le merce per poter muoversi più alla svelta e scappare magari da una tempesta o dai pirati. C'era un modo di calcolo che consisteva nel calcolare una media aritmetica. Ok. C'è un collaterale, c'è tutto. C'è chiaramente una percezione del rischio, perché il tasso è più alto nel caso più rischioso, se la partenza è ritardata a una stagione più tempestosa. Inoltre, sappiamo da altre orazioni, c'è circa una quarantina di esempi di queste cose nella letteratura greca, il che vuol dire, visto la piccola quantità che ci è arrivata dalla letteratura greca, che ce n'erano centinaia e centinaia all'anno di questi contratti. Comunque sappiamo che in altri momenti, quando l'attività piratesca era più intensa, gli interessi salivano e scendevano altrimenti. Giusto per chiarirsi, non è che i pirati fossero diversi dai mercanti all'epoca. Noi non sappiamo mica anche questi soldi, cioè il commercio che avrebbero fatto Artemo e Apollodoro con questo finanziamento, se sarebbe stato un commercio legale o meno. C'è una visto il percorso che fanno, diciamo uno studioso di questa opera di Demostene ha supposto che in realtà loro fossero dei pirati, cioè che lo scopo del viaggio fosse catturare il carico di altri. Comunque non è molto importante. Allora, quello che abbiamo è un contratto prezzato, è un esempio di un contratto di cui è praticamente standardizzato, ce ne sono tantissimi altri di sicuro, su un mercato molto importante, quello del Pireo. È un contratto esito aleatorio, i prezzi ci sono, non c'è nessun problema a dare questi prezzi. I prezzi risentono del rischio, sicuramente, quindi c'è una chiara espressione del fatto che il rischio ha un prezzo, più rischio c'è, più rischio costa di più. Cosa che oggi sappiamo leggere in termini di probabilità, valori attesi,
premi per il rischio, eccetera, ma che allora era semplicemente il prezzo di un contratto. Ora, come arrivavano a fare questo? Qua uso la citazione di questa poesia di Pascarella che tutti più o meno hanno conosciuto, cioè il fatto che uno potrebbe essere americano, la poesia racconta di quando Colombo chiese, di Colombo che va in America e chiede al capo degli indiani, ma voi siete, dove vivete? Lui dice, noi viviamo qua, ma quindi siete americani, no? Non so come voi chiamate questo posto, noi lo chiamiamo qua. Quindi dice, conclude, erano nati in America e neanche lo sapevano. Ecco, queste persone che valutavano questi contratti sapevano fare il loro mestiere, ci mettevano una quantità enorme di soldi, 3.000 dracme è qualcosa, è una vera fortuna che viene messa a rischio con la possibilità di perderla completamente, e si chiede per questo un interesse di tra il 20 e il 30% a seconda dei casi. Quindi relativamente basso considerando il rischio. Com'è che sono arrivati a fare questo prezzo? Oggi diremmo che magari c'era qualche matematico che gli ha fatto i conti, qualche statistica. Non c'era niente del genere. Il punto è che contratti del genere venivano trattati su un mercato di questi contratti. C'era domanda e offerta, c'erano prezzi che dipendevano dall'esperienza, chi faceva queste cose sapeva in genere quante navi tornavano, sapeva qual era la situazione, qual era la qualità dei capitani e così via. E quindi riusciva con successo, altrimenti il mercato sarebbe sparito subito. Invece questo mercato è durato in Atene centinaia di anni, ma nel mondo del Mediterraneo per qualcosa come 4.000 anni, e continua anche adesso sotto forme diverse, e riuscivano perfettamente a dare dei prezzi che sostanzialmente stavano insieme, consentivano al mercato di funzionare e ai commerci di funzionare, senza bisogno di avere nessuna nozione formalizzata di probabilità. Probabilmente, non sappiamo esattamente come venivano trattati, ma sicuramente c'era un confronto, i capitani che cercavano finanziamenti andavano dai vari possibili finanziatori, i finanziatori proponevano condizioni e sicuramente si arrivava a un prezzo, diciamo, che non era arbitraggiabile, nel senso che le condizioni del contratto non erano diciamo, uniformemente meglio o peggio di quelle che venivano offerte dagli altri, e questo creava poi il prezzo effettivo del contratto. Esattamente come, vi ricordate la vignetta con i Lloyd di Londra? Nell'Ottocento, quando si decideva se finanziare o no l'assicurazione, in realtà era esattamente questo che si finanziava, di una nave, anche lì c'era una chiamata e chi voleva offrire una quota di questo finanziamento a un certo tasso la offriva, ed era l'esperienza. Anche allora la probabilità esisteva già, ma chi faceva queste cose nell'Ottocento neanche l'aveva sentita nominare. Ok. Dico una cosa in più. Nel mondo antico nessuno, e questo è uno dei grandi misteri della storia della scienza, nessuno, nonostante ci sia perfettamente coscienza di cosa sia il caso, che esista il caso, che sia dominante, addirittura c'è una filosofia che si basa solo su quello che è lo stoicismo, l'importanza di trattare la fortuna, l'importanza di non essere trasportati troppo dalla fortuna, di non desiderare troppo, di non presumere troppo solo perché si è fortunati e così via. Questo è discusso tantissimo. Si gioca a dadi, si scommette molto più di quanto si fa oggi. C'è un'autentica mania, tutti scommettono nell'antichità. Tutti dicono che non si deve fare. Aristotele scrive che è una brutta cosa. Ci sono leggi sia a Atene che a Roma contro questo. Tutti giocano, nessuno le applica le leggi. Giocano tutti e hanno un fanatismo nel giocare, portato anche dal fatto che loro ritenevano che lanciare il dado e vincere era un segno di buona fortuna. Non era soltanto vincere la posta, ma era il fatto che gli dèi ti guardano bene, ti guardano positivamente. Beh, avevano gli strumenti per creare il calcolo delle probabilità che nascerà poi nel 5-600? Assolutamente sì, non ci vuole praticamente niente per farlo. Non viene in mente a nessuno, che vuol dire che non viene in mente a grandi matematici, non viene in mente a grandi filosofi. Ma dico di più, se qualche filosofo dell'epoca probabilmente avesse cercato di fare questa cosa, l'avrebbero guardato anche peggio di come erano guardati normalmente i filosofi in quell'epoca. Probabilmente gli avrebbero chiesto semplicemente, visto che io riesco a fare queste cose così, con i mezzi che ho, perché dovrei stare attento a questa formalizzazione che poi non capisco cosa c'entra, perché tu parli dei dadi, io parlo di un contratto navale. Questo qua è la poesia degli americani, ma manco lo sapevano.
non avrebbero capito quindi l'utilità del fatto di rivedere quello che già loro facevano dal punto di vista, per esempio, dei modelli classici con cui valutiamo le opzioni. Noi prendiamo le opzioni quotate sul mercato e, usando un principio che si chiama non arbitraggio, deduciamo se questi, i prezzi che hanno queste opzioni sono tra loro compatibili e come calcolare i prezzi di altre opzioni che non sono ancora quotate. Probabilmente non avrebbero considerato molto utile un filosofo specialista di finanza matematica. Questa è una cosa che chi ha studiato al liceo classico, ha studiato un po' di queste cose, come la maggior parte dei matematici italiani, ha sempre l'illusione che i filosofi siano un contributo importante, i filosofi sono sicuramente un contributo importante della Grecia al tempo moderno, ma non erano importanti per i greci. I greci erano persone estremamente pratiche, persone come Socrate erano considerate dei tipi strani, alla fine lo fanno fuori. Lo costringono ad avvelenarsi. Scusa, Francesco, sì. Scusa, giusto per fare una battuta, quindi Black and Scholes li avrebbero messi al rogo probabilmente. Non gli avrebbero neanche, non sarebbero stati ascoltati. Io devo andare al Pireo a trattare i miei contratti, non rompere le scatole sostanzialmente. Cioè attenzione, guardate che i greci classici dicevano questo ai filosofi, a tutti, era una piccolissima parte delle elite. In particolare delle elite oligarchiche, che poi saranno sostanzialmente rimesse in auge quando arriveranno i Filippo e poi Alessandro, i Macedoni comunque, che si interessavano di filosofia. Il popolo considerava i filosofi degli illustri rimbambiti che parlavano delle nuvole. Se uno vede una delle poche commedie di Aristofane che ci sono rimaste, Le Nuvole, vede qual è l'opinione del popolo attraverso una persona molto intelligente, ma di spirito molto conservatore, cioè Aristofane, su quello che facevano i filosofi davvero. Quindi non li avrebbero mai presi sul serio, ma non li prendevano comunque sul serio, non preoccupatevi. Il problema è che i filosofi hanno scritto, e quindi quello che fanno i filosofi c'è rimasto, ma quello che facevano i marinai no. Ma la 99,9% degli ateniesi era solo preoccupato del fatto che la nave tornasse e i commerci funzionassero, non interessava nulla di filosofia. E riuscivano a farlo funzionare, però andiamo avanti per così. Ora, adesso parliamo di giochi e scommesse. Anche qua dall'antichità ci arriva tantissimo. Un'altra coppia di vasi qua, questa è una famosa scena, ci sono tantissimi vasi di vario tipo, sia figure rosse che figure nere, dove ci sono, cioè questa scena è una partita dadi tra Achille e Aiace. Qua a destra, qua in alto a destra, vedete un po' di astragali e un po' di dadi. I dadi sono esattamente come i nostri, quei punteggi messi nello stesso modo, fanno sempre sette le facce opposte. Gli astragali, questi sono astragali finti, cioè sono fatti di terracotta. Gli astragali sono degli ossi del piede della capra, di solito, e avevano la caratteristica di avere quattro lati stabili, li vedete un pochino lì, per cui potevano cadere in quattro posizioni. Le posizioni avevano dei valori che non erano 1, 2, 3, 4, se ricordo bene era 1, 3, 5, 6 per qualche ragione, probabilmente perché erano numeri più interessanti. E la gente giocava a lanciare gli astragali e a indovinare il numero che poteva venire, oppure vinceva semplicemente chi aveva il numero più alto. Di solito si giocava o con tre dadi o con tre astragali. Qua vedete, per esempio, per dire che tutti giocavano, questa è in basso è una piccola terracotta dove ci sono due donne che stanno giocando al lancio dei tre astragali. Una li ha in mano e l'altra la sta guardando. Quella di sinistra la sta per lanciare, quella di destra la sta guardando. Okay? C'erano dadi anche di tutti i tipi. L'icosaedro, per esempio, veniva usato comunemente. Questo noi lo usiamo meno. Lo usano quelli che fanno i giochi di ruolo, queste cose qui. Giochi di ruolo di fantasy, quelli dove ci sono i maghi, i guerrieri, eccetera. Va bene. Ora, in tutto il Mediterraneo, ma non solo nel Mediterraneo, in Cina, in India, dappertutto, si scommetteva su qualsiasi cosa. Era il mondo delle scommesse. Si scommetteva su eventi della quotidianità, se uno si sarebbe sposato entro una certa data, quando sarebbe nato il figlio, sulle gare sportive. Si creava addirittura alea, si creava caso con i dadi, lanciando i dadi. Non c'è nessun bisogno di scommettere sui dadi. Non è un evento aleatorio che esiste di per sé, lo creo io. Bene, lo creavano. Non usavano le carte perché quelle arrivano dopo dalla Cina, però usavano delle tessere che sembrano un po' il nostro domino, con cui giocavano un gioco simile alle carte. Lanciavano gli stecchi e così via, ce ne avevano di tutti i tipi. E sapevano benissimo due cose.
che sono, se volete, il germe della probabilità, ma da questo germe la probabilità nascerà soltanto 1800 anni dopo. Sapevano perfettamente che alcune quote di scommesse non erano compatibili quando giocavano sui cavalli, c'era un ragionamento simile a quello del totalizzatore di oggi, e sapevano una cosa importante che a noi può sembrare ovvia, ma è in realtà una forte astrazione, cioè avevano l'idea che esistessero i dadi fatti bene e quelli fatti male, e cioè che tu potessi distinguere dal comportamento del dado se quel dado era fatto bene o male. Avevano l'idea che il dado corretto più o meno deve dare sempre un sesto di frequenza a ciascuna delle facce. Questo l'avevano, ma da questo non hanno costruito assolutamente niente, cioè non c'è traccia che siano andati oltre queste considerazioni. E notate, esistono trattati, alcuni sono arrivati a noi, altri no, su proprio il gioco dei dadi, ma sono trattati di tipo morale, non sono trattati di tipo tecnico, cioè dicono perché non si deve giocare, se si deve giocare, con che spirito si deve giocare e così via, ma non come si gioca. Quindi abbiamo un mondo dove si comprende perfettamente la natura di evento aleatorio. Si crea addirittura occasione di aleatorietà, si sa benissimo come scommettere, si danno prezzi alle scommesse e continuano a darli e continuano a esserci quelli che oggi chiameremmo allibratori o cose di questo genere, e sopravvivono, quindi lo sanno fare, così come sopravvivono quelli che fanno i contratti navali, ma tutto questo senza probabilità. Nel mondo antico, sia nel gioco che nello stipulare contratti, non si cerca di giustificare le proprie puntate o i prezzi che si fanno, se non per il fatto che sono in qualche senso ragionevoli, che sono giusti rispetto a quello che è il rischio che sto prendendo, ma senza dire perché. Non si arriva a formalizzare in nessun modo questo fatto della ragionevolezza. Non si giustificano poste come razionali piuttosto che no. Non c'è neanche una riflessione sul fatto che io sono indifferente nel giocare qualsiasi numero del dado, anche perché non lo erano, perché due risultati del lancio dei tre dadi che hanno esattamente la stessa probabilità per noi e sono indifferenti, cioè 3-6 e 3-1, per loro avevano significati completamente diversi. 3-6 era un bel risultato, con cui io vinco, ma con 3-1 perdo. Non mi piace che venga, è un colpo sbagliato in qualche modo, è un colpo di cattiva sorte. Capiscono che c'è un legame tra cioè che conoscere, puoi dire se il dado è buono se vedi la frequenza dei risultati. Capiscono anche che esistono i bari, cioè quelli che influenzano, il baro era una professione nell'antichità, che influenzano il risultato, quindi sanno benissimo cosa dovrebbe succedere se fra virgolette è caso vero o cosa succede se invece è stato manipolato, lo sanno. E non, è perfino interessante, di fronte alla semplice domanda ai tre dadi quali sono i casi, i risultati che portano a un certo risultato, non troverete mai, almeno non è mai stata trovata nell'antichità, una tabella dove ci sono tutte le possibili, per ogni numero, da 3 a 18, per ogni numero, che può essere la somma del lancio di tre dadi, quali sono le combinazioni dei dadi che danno risultato. Non c'è da nessuna parte, nessuno l'ha mai trovato, è una cosa strana. Però prendono decisioni, giocano, non c'è uno che sistematicamente guadagna, uno che sistematicamente perde, il gioco continua a esistere e continua a essere espressione di fortuna, cioè nessuno ha una tecnica per battere gli altri sistematicamente. A volte va bene, a volte va male, senza nessun calcolo. Non sappiamo perché questo succeda, è strano, non sappiamo perché chi partendo dall'agrimensura inventa la geometria non fa anche questa cosa, non lo sappiamo. Io dico solo vi ho già detto una interpretazione che è quella che io preferisco. Il mondo antico è un mondo di estrema competitività legata alla pratica. Non sono interessati alle grandi teorie, sono interessati a sopravvivere in un mondo estremamente competitivo e difficile. Quindi pochi si possono permettere di pensare a grandi sistemi. Per qualche ragione loro consideravano il prezzare, diciamo, contratti a esito aleatorio un fatto pratico, come era un fatto pratico costruire case, non c'era nessuna matematica per farlo, ma anche
scolpire statue e così via, era un fatto tecnico, non era un fatto filosofico. Andiamo verso la fine adesso, per fortuna, c'è ancora poco, l'ho già usato abbastanza tempo. Basta questa roba, possiamo passare alla a quando nasce la probabilità, come la capiamo noi. La probabilità, allora, il gioco dei dadi, le scommesse, i contratti aleatori continuano a essere trattati per tutto il Medioevo, non c'è nessuna differenza, dopo l'Impero Romano non cambia assolutamente niente, la necessità dei commerci marittimi anzi aumenta, e quindi questi contratti sono sempre più necessari, compresa la presenza dei pirati e di tutte le altre cose. Si gioca a dadi, si gioca sostanzialmente sempre gli stessi giochi, non ne inventano molti altri, arrivano le carte a un certo punto, ma questo più avanti. Solo nel 400 e solo nell'ambito dei giochi d'azzardo nasce qualcosa di nuovo. Non sappiamo esattamente perché, ma sappiamo esattamente quando. La prima persona che, senza nominare mai probabilità o qualcosa di equivalente, di fatto fa un ragionamento probabilistico, è Gerolamo Cardano. Gerolamo Cardano è un matematico, lettore dei sogni, medico e tante cose, e anche un grande giocatore, non solo, molte delle sue avventure sono legate al fatto che spesso litigava e duellava con altri a causa dei risultati del lancio dei dadi o di altre cose, quindi ha avuto una vita estremamente avventurosa. A un certo punto scrive una piccola opera che si chiama Il gioco del dado, De Ludo Ale, questa opera in realtà sarà pubblicata molto dopo la sua morte, sarà pubblicata in realtà dopo altre opere che parleranno delle stesse cose, dopo la metà del 600, quindi parliamo di 80 anni dopo, 90 anni dopo la sua morte. In questo libro fa una cosa che riassumo in questo, qua è dettagliata nei lucidi, ma la cosa è molto importante. È il primo che si chiede, che calcola, diciamo, la propensione, chiamiamola così, di una faccia del dado, diciamo, di un risultato legato ai dadi, per esempio la somma, il fatto che la somma del valore di tre dadi sia 12, che ne so, si è effettivamente osservata al rapporto tra numero di casi favorevoli su numero di casi possibili. È la prima volta che si fa questo, e questo vuol dire che lui sta implicitamente dicendo che ogni singolo caso è equiprobabile, ogni singolo caso elementare è equiprobabile, quindi basta contare i casi, quelli che vanno bene diviso tutti gli altri. Okay? E questo è quello che vogliamo. Lui dice una cosa estremamente interessante. Considerando il lancio di un dado solo, lui dice, io lancio il dado, e lui dice poi, in un ciclo di sei lanci dovrebbero venire tutti i numeri, ma non vengono, perché alcuni si ripetono. Però dice questa cosa, tanto plus aut minus, quanta avera e qualitate longius distiteri. Dice, cioè, in termini moderni, che le frequenze con cui ciascuna faccia si manifesta, in un dado lui parla a lungo di cosa vuol dire un dado ben equilibrato, comunque in questo dado saranno un po' più alte e un po' più basse, ciascuno di quello che dovrebbe essere, cioè un sesto, senza preferenza di nessuna faccia. Cioè questo succederà per tutte le facce allo stesso modo, non sono in grado di capire che una lo farà un po' di più piuttosto che un'altra un po' di meno. Sta dicendo qualcosa del tipo, diciamo, qualcosa che poi si trasformerà molto tempo dopo nell'idea che ci sia qualche legame tra la probabilità e il limite della frequenza. Qua lo sta facendo per una frequenza data, non per i limiti, non c'è nessuna idea di limite, niente, però c'è questa idea che lui cerca in ogni modo di dire cosa vuol dire un dado equilibrato. Noi diremmo alla stessa probabilità sulle sei facce. Una frase del genere a lui sarebbe suonata come il sarchiapone di ogni faccia era uguale, nel senso l'avrebbe capito come un'affermazione senza senso. Cos'è la probabilità che io non vedo? Allora cerca di collegarla alla frequenza, al fatto che non si manifestano sempre con la stessa frequenza, ma con frequenze non molto dissimili. Questa è l'idea. Se questo è vero, allora vale la pena contare casi favorevoli su casi possibili e scommettere in funzione di questo. Lui è il primo a farlo, ma nessuno se ne rende conto, perché questa cosa rimane nelle sue carte finché non verranno pubblicate dopo la metà del 600. Fra l'altro fa i calcoli, è tanto vero che è la prima volta che si fanno questi calcoli, almeno a sua nozione, quindi probabilmente era così,
che ne sbaglia diversi, cioè diverse volte sbaglia il conto dei casi favorevoli sui casi possibili, li calcola male qualche volta. Beh, poi c'è Galileo. Galileo non ha mai considerato una cosa seria questo piccolo scritto all'inizio della sua carriera, nel 1612, che infatti noi abbiamo perché è stato, lui non buttava mai via niente, quindi nelle sue lettere è stato ritrovato, è stato poi stampato, ma non, diciamo, non contiene, non era una cosa per lui importante. Bene, in questo scritto, che è uno scritto che è stato, diciamo, 50 anni dopo e passa Cardano, ma senza saperne nulla, è chiaro che è cambiato qualcosa nel mondo dei giochi dei dadi, perché ormai lui dà per scontato che si debbano calcolare casi favorevoli su casi totali, su casi possibili, per calcolare quello che oggi chiamiamo la probabilità. Lui chiama questo piccolo documento, si chiama Considerazioni sopra le scoperte dei lanci dei dadi. Le scoperte sono i lanci dei dadi. Lui sostanzialmente arriva a un inquadramento simile a quello di oggi. Intanto inventa, cioè spiega molto bene qual è lo spazio degli eventi elementari. Comincio a considerare come essendo un dado terminato da 6 facce, sopra ciascuna delle quali gettato, gli può indifferentemente fermarsi. 6 vengono ad essere le sue scoperte, cioè i risultati, e non più l'una differente dall'altra. Cioè, se non fosse perché ci ho scritto un numero sopra, non mi renderei conto che è una diversa dalle altre, sono equivalenti, sono simmetriche. Nozione di simmetria e nello stesso tempo i 6 possibili risultati. Ma se noi insieme col primo getteremo il secondo, ne abbiamo 36. Quindi comincia a enumerare, fa anche il caso dei 3 dadi, 216, poi fa tutti i conti. Per esempio, lui dice, ma perché i punti dei tiri di 3 dadi non sono se non 16, cioè 3, 4, 5 sino a 18, tra i quali si hanno a compartire le dette 216 scoperte, è necessario che alcuni essi ne tocchino molte, cioè ci siano molti casi favorevoli ad alcune, ma pochi ad altri. E se noi ritroveremo quante ne toccano per ciascheduno, avremo aperta la strada di scoprire quanto cerchiamo, e basterà fare tale investigazione dal 3 sino a 10, perché aveva capito che la distribuzione era simile. Perché quello che converrà uno di questi numeri converrà ancora al suo sossopra, quello simmetrico sostanzialmente. Poi un'applicazione che parte dall'osservazione empirica. Tuttavia, lui dice, anche il 9 e il 12 in altrettante maniere si compongano quanto il 10 e l'11, attenzione, quando dice non è vero che in altrettante maniere, ma è anche vero. Se voi ordinate i valori dei 3 dadi, effettivamente ci sono altrettante diciamo disposizioni, si chiamano tecnicamente, che danno il 9, il 12, il 10 e l'11, ma attenzione, alcune di queste disposizioni, anche riordinate, sono uguali, quindi hanno una sola versione, mentre altre si possono manifestare in più versioni. Per esempio, se una di queste fosse 1, 1 e 2, potrebbe esserci anche 1, 2, 1 e 2, 1, 1, ma se fosse 1, 1, 1 ce ne sarebbe una sola. Quando lui parla delle maniere, sono soltanto i valori ordinati, non anche i valori disordinati, quindi non i casi favorevoli, ma solo i casi che hanno scritto numeri diversi. E lui dice, nonostante siano gli stessi, per lo de qual uso dovrebbero essere reputati, quindi dovrebbero essere considerati uguali, noi diremmo equiprobabili, si vede non di meno che la lunga osservazione, l'empirico, ha fatto dai giocatori stimarsi più vantaggioso il 10 e l'11 del 9 e 12. Infatti è vero, la probabilità del 10 e 11 è più alta del 9 e 12, lui la calcola, anche se non dice che la probabilità. In altrettante maniere si compongono, indica le disposizioni, ve l'ho detto, e notate quanto bene stia dicendo, se io so calcolare in maniera corretta i casi favorevoli e i casi possibili sono quelli che ha detto all'inizio, allora so quelli che sono più vantaggiosi. Quindi lui ha capito che c'è, non ha ancora l'idea di probabilità, però ha capito che c'è un legame tra le frequenze che osserviamo e i casi possibili e i casi favorevoli. Per il dado che, come ha detto lui, è uguale comunque a rotoli, sempre lo stesso dado. Oggi diremmo che ciascun evento elementare ha la stessa probabilità, però per loro, come ho detto prima, dire che ha la stessa probabilità e dire che è lo stesso sarchiapone sarebbe stata la stessa cosa, cioè la probabilità non era nulla, non è una qualità che io posso misurare, è solo un nome che do al fatto che ritengo le cose che ritiene Galileo, solo che lo riassume in quello. Però fatalmente, avendo noi dato il nome a una cosa, avendo dato un nome, pensiamo che ci sia una cosa. E quindi, parlando di probabilità, pensiamo che la probabilità esista, ma semplicemente l'abbiamo creata noi, ovviamente, non c'è. Loro avrebbero parlato di uguaglianza. Benissimo, il serpente è arrivato, arriverà poco dopo in Eden, perché pochi anni dopo, prima Pascal, Fermat, Huygens, e poi
sarai Ulero e altra gente nel, andando avanti, ha finito il 600 col 700, creeranno il nostro calcolo di probabilità elementare, quello dei giochi di d'azzardo sostanzialmente. Creando questo, creeranno un linguaggio in cui si può scrivere un modello, ma attenzione, questo modello potrà essere animato da probabilità facilmente, soltanto esattamente come hanno fatto Cardano e Galileo, cioè in un caso di giochi dove noi vediamo una simmetria e chiamiamo questa simmetria uguale probabilità. Se sono uguali, sommano a 1 e sono un sesto per ciascuno, non è difficile. Il punto è che adesso abbiamo un linguaggio per trattare, nessuno impone che siano uguali le probabilità, possono essere quello che vogliamo, possiamo trattare fenomeni aleatori e pensiamo di trattare fenomeni aleatori qualsiasi. E infatti questo è quello che accadrà. Bruno De Finetti, grande probabilista italiano del Novecento, il vero inventore della teoria del portafogli, non c'entra niente Markowitz, Bruno De Finetti la fece in maniera completa nel 1939. Io ho sempre sollevato l'ipotesi che Markowitz abbia sentito parlare De Finetti in America quando ci andò nel 52, però non è importante, l'avrà inventata di nuovo lui. Devo solo dire che De Finetti ha inventato di tutto, Markowitz una cosa sola. Poi però ha continuato a insistere su quello. Comunque, De Finetti, che era un grande probabilista, è uno dei, dice una cosa che tanti altri hanno detto: le probabilità non esistono, le probabilità sono oggetti del linguaggio, sono cose di cui parliamo, non ci sono, non le vedo camminare per strada. Per essere chiari, l'area di un triangolo, so che cos'è, anche se da prossimo con un triangolo disegnato su un pezzo di carta, assomiglia all'area teorica. Non c'è una cosa che io posso dire, questa è quasi la probabilità. Esiste la frequenza, ma non c'entra. Le probabilità sono diverse, la frequenza continua a cambiare. La probabilità dovrebbe essere sempre uguale. Comunque, noi oggi diciamo cose tipo la probabilità che domani piova è del 30%, i rendimenti azionari sono gaussiane, i rendimenti seguono piuttosto che non seguono un processo stocastico, cioè abbiamo un linguaggio con cui possiamo affermare tante cose. Le determinanti di queste cose non vengono da giudizi di simmetria, per esempio il fatto che la variabile aleatoria che descrive il log rendimenti sia gaussiana deriva da un fatto statistico, e uno può anche contestarla dicendo che non è gaussiana sulle code sempre con un altro fatto statistico, ma non deriva da ipotesi di simmetria sul comportamento del dado che è stato sostituito dall'andamento del titolo. A volte però facendo questo, e questa è la conseguenza diciamo della tentazione del serpente, ci dimentichiamo del fatto che queste cose nascono in un ambito in cui erano in qualche modo sotto controllo, cioè nascevano da osservazioni, di altre cose, non di probabilità, ma per giustificare osservazioni che si facevano, per dare un nome alla simmetria del dado e così via. Mentre in generale dire che la probabilità è qualcosa è una cosa difficile da fare. Non solo, c'è un calcolo. Ogni volta che io ho, torniamo alla pagina prima, ho un calcolo, cioè un sistema automatico per dedurre proposizioni, sono tentato a usarlo, ma cosa succede? Parto discutendo delle facce di un dado e finisco magari a considerare la probabilità assegnata a tutti gli interi da zero all'infinito. E mi chiedo che strane le proprietà di questa, per esempio non posso assegnare una probabilità uniforme da 0 all'infinito, non posso perché ovviamente non posso sommare a 1, almeno non la probabilità usuale, va sempre all'infinito, però posso dare probabilità uniforme a qualsiasi numero finito di numeri, che strana, perché è impossibile fare questo? Stiamo andando a dei limiti, a cose che noi non possiamo osservare. Il fatto che io posso parlare di cose che non osservo partendo da cose che osservo attraverso un linguaggio che ho costruito per cose empiricamente molto rilevanti, ha delle conseguenze. Per esempio, io vi faccio un esempio classico. Questo esempio è quello dell'incremental risk charge, che è una normativa sul controllo del rischio che alcuni anni fa è stata aggiunta alle altre. L'idea è dopo la crisi. L'idea è che voi dovete calcolare per un portafogli il VAR all'1 per 1000, cioè con una probabilità di eccesso di 1 su 1000, su base annua, quindi qualcosa che ha una probabilità di succedere in un anno di 1 su 1000, per un portafogli, tipicamente sono bond, ma non il VAR dovuto neanche al movimento del mercato, anzi non dovuto al movimento del mercato, ma solo all'eventuale downgrading o default degli emittenti del bond.
Questa è una cosa che si deve calcolare e viene calcolata, fa parte delle normative di Basilea. Ora lasciamo perdere la seconda parte, cioè separare il mercato dal downgrading, le due cose ovviamente sono legate, ma non importa. Chiediamoci solo che esperienza empirica abbiamo di un evento che avviene con una probabilità su 1000 in un anno. Okay? Se crediamo che ci sia un legame tra probabilità e frequenza, questo è un evento che osserviamo in media un anno su 1000. Okay? E la probabilità di non averlo mai osservato nei, diciamo, 100 anni, ma in realtà sono meno se vogliamo che siano omogenei, di storia dei mercati moderni, è superiore al 90%. Quindi il regolatore, come sta chiedendo, di calcolare la probabilità di un evento che probabilmente non ho visto mai. La posso calcolare? Sì. Perché? Perché ho il calcolo delle probabilità, ho un linguaggio. Partiamo per esempio da qualcosa che possiamo osservare, che ne so, la distribuzione dei rendimenti in un giorno, facciamo un'ipotesi di indipendenza, usiamo il logarithm walk e così via, arriviamo a un numero, arriviamo a calcolare questo, ma quello che abbiamo fatto è matematicamente corretto, praticamente discutibile. C'è qualche domanda? No, dicevo empiricamente non sta in piedi, cioè empiricamente Diciamo che è discutibile, non posso confrontarlo con nulla che ho mai osservato, magari non è mai successa questa cosa. Però ce lo chiedono lo stesso. È utile, certo. Può essere utile per altre ragioni, ma adesso non discuto di questo. Ora, torniamo a Androcle e Nausicrate nell'Atene del 350 a.C. Immaginiamo, loro erano in grado di valutare scommesse, nel senso contratti di finanziamento per ciascun viaggio delle navi a cui che finanziavano, ma immaginate che qualcuno gli chiedesse di quotare un tasso di interesse per prestare denaro alle prossime 1000 spedizioni da Atene nell'ipotesi di ricevere quanto pattuito solo se tutte fossero tornate indenni. Questa è una domanda che si poteva fare, l'avrebbero presa per ridere, non avrebbero mai fatto una cosa del genere, l'avrebbero considerata col termine greco, diciamo, hubris, cioè una specie di orgoglio che gli dei giustamente avrebbero punito, perché erano giocatori ma non stupidi, ok? E visto che non me lo posso, qui ho finito, ma visto che non me lo posso, non riesco a trattenermi dal farlo, vi voglio far vedere un altro esempio in un altro campo di un modello matematico che è stato portato oltre i suoi limiti reali. Questo modello, questi sono dei grafici, e quello, l'Imperial College, che è un posto che io amo molto, ci ho lavorato, dove c'è gente veramente brava di matematica applicata. C'è anche un gruppo che si occupa di, come sapete ormai da qualche settimana, da qualche mese, di epidemiologia matematica, cioè di modelli di sviluppo delle epidemie, che si è messo a fare rapporti all'inizio molto considerati, poi sempre meno visto i risultati che avevano dopo qualche, diciamo, il confronto tra le previsioni e i risultati. Queste sono le previsioni che fanno per l'Italia, se l'Italia fa quello che ha fatto effettivamente poi, queste le fanno il 5 maggio e il risultato finale a destra è l'altro ieri, il 22 giugno. Dice, se fossimo usciti come siamo dalla quarantena e ovviamente loro facevano supponevano che facevano delle ipotesi, non importa cosa. Comunque dicevano, se voi ripristinate anche solo il 40% della mobilità, succede quello che c'è nella curva rossa. Per esempio in Veneto, che qua in basso a sinistra, uso il Veneto perché ovviamente c'è Bernardi, avremmo dovuto avere l'altro ieri qualcosa dell'ordine dai 500 ai 750 morti al giorno. Notate che oggi la mobilità, misurata come loro, è stata misurata da Google, sono dei dati che da Google si possono vedere normalmente, è arrivata all'80% circa, non al 40%, che era quello che dicevano loro, che era molto meno, ma all'80% di quella di partenza. Perché ci sono queste divergenze? Loro diranno, abbiamo fatto delle ipotesi, abbiamo detto che la gente faceva il 40%, poi non era cauta, non si metteva le mascherine e così via. Quindi ex post giustificano, dicono sempre perché le previsioni che fanno sono estreme, estremamente negative e così via. Vogliono mettere in guardia. Questo ha sicuramente senso. In realtà qua sotto c'è una cosa molto semplice. Tutti questi modelli contengono un oggetto matematico che si chiama funzione esponenziale. La funzione esponenziale è qualcosa del tipo, è un numero che si chiama e elevato a un parametro per il tempo. Questo parametro è fondamentale, i risultati del modello sono completamente diversi se questo parametro è uguale a un numero o a un numero più un centesimo. Se voi non tenete conto del fatto che questo parametro lo possiamo stimare magari con una precisione, diciamo, del 50%, quindi enormemente
lasca, brutta. Vengono queste cose, voi mettete la stima e la stima vi dà questi risultati, ma la stima sostanzialmente vi sta solo dicendo che può succedere di tutto, cioè vedere questi disegni significa io il 5 maggio non ho la minima idea di cosa succederà fra un mese. Invece di dirti che non ho la minima idea di cosa succederà fra un mese, ti dico semplicemente può succedere di tutto. Questo di tutto capita, che nel caso delle ipotesi fatte da loro significava centinaia di morti in questi giorni. In realtà avremmo dovuto avere più di 1000, forse 2000 morti al giorno in queste giornate. Adesso non ho guardato bene esattamente i dati, però se guardate questi numeri, la cosa anche interessante è questa: tanto meno casi ci sono, vedete il Veneto, ci sono stati storicamente, quelli neri sono quelli storici, tanto peggiore il risultato. Perché? Tanto meno casi ci sono, tanto più tutto dipende dalle ipotesi del modello. E quindi se le ipotesi sono sbagliate, si vede molto di più nel caso, un po' come nel caso dei nostri commercianti. Se si tratta di una nave specifica, sappiamo più o meno cosa dire. Ma se mi chiedi di fare una scommessa su una cosa che non ho mai visto, probabilmente non ci riesco. Questo è solo, non c'entra nulla con la probabilità, questi sono, diciamo, modelli matematici in genere. L'ultima cosa che voglio dire è questo. Questi sono i dati da gioco che dicono: sono stanco che la gente mi usi nei loro stupidi piccoli giochi. E l'altro dice: potrebbe andare peggio, potremmo essere dei dadi molli e pieni di peluria attaccati allo specchietto retrovisore dello specchietto di retrovisore di qualche stupidotto in macchina. Cioè fare semplicemente così e agitarsi in quel modo. E l'altro dice, in effetti questa è un'ipotesi oscura, e siccome siamo in finanza, questo va sempre bene. Siete pronti per un altro getto del dado? È una delle prime cose che insegno sempre ai miei studenti. La finanza è molto diversa dai giochi d'azzardo, perché nei giochi d'azzardo sapete qual è la probabilità, in finanza no. Questo è il punto centrale. Quindi è una cattiva analogia quello della finanza e dei giochi d'azzardo. Io ho finito, grazie, e spero di non essere stato troppo lungo, anche se sono stato abbastanza lungo. Grazie. Allora, grazie Francesco. Intanto volevo riportare... Tolgo la condivisione, aspetta. Un commento che gli economisti sono bravissimi a spiegare domani perché le previsioni di ieri non si sono realizzate oggi. Sì, non, in realtà non sono tanto bravi neanche a far quello, ma comunque non importa. Se no andremo sul tecnico. Sì, no, d'accordo. Allora, quindi, se posso dire una cosa che abbiamo imparato oggi è che guardare... gli eventi estremi, no? Come le code delle distribuzioni, un esempio, ha poco senso quando prendiamo delle frequenze di osservazione molto ampie. Posso cambiare un pochino questo? Certo. Avere l'illusione di poter governare quelle probabilità come lo facciamo con altre probabilità di cose che succedono più di frequente è pericoloso, questo è il mio modo di dirlo. Non è sbagliato farlo, dobbiamo farlo per molti versi, ma illudersi che, siccome la chiamiamo allo stesso modo, probabilità, e ci assegniamo un numero, ne sappiamo esattamente quanto ne sappiamo di altre cose, che sono invece più vicine a noi, questo è pericoloso. La statistica ci offre degli antidoti per questo. Per esempio, se quei modelli dell'Imperial College fossero stati fatti bene dal punto di vista statistico, avremmo visto che sostanzialmente il loro intervallo di confidenza riempiva l'intero disegno. Quindi quello che diceva il modello è: può succedere qualsiasi cosa. È inutile che faccia questo modello, perché intanto non ti dice assolutamente niente. Beh, questo mio questo modello banalissimo di Power Law ha previsto molto meglio del loro. Ricordi che ti posso dire anche in un altro modo. Tutti giustificano, anche loro, ogni volta che scrivono un paper dicono perché quello prima è sbagliato. Ma fra parentesi, le cose che avete sentito sui giornali del fatto che noi avremmo evitato tot centinaia di migliaia di morti grazie alla quarantena derivano dal fatto che loro hanno fatto un modello dove prevedevano tot centinaia di migliaia di morti, poi non si sono verificate. Ma la domanda che fa qualsiasi statistico è: sì, vabbè, non si sono verificate semplicemente perché il modello era sbagliato o per la quarantena? Probabilmente la quarantena è stata estremamente utile e si doveva fare, ma la domanda è: di cercare di quantificare quanti morti abbiamo evitato è veramente difficile. Io preferisco dire: dovevamo farla e sicuramente è stata utile e molte persone sono vive per quello. Poi che siano state 1000, 10.000 o 100.000 non lo dico, non posso dirlo, non ha senso. Magari in futuro ha senso fare dei conti precisi,
ex post lo possiamo fare, per cercare di decidere se questa cosa, non so, tra dicembre e gennaio dobbiamo farla di nuovo. Speriamo di no. O no. Beh, allora, io per fare un esempio sul VAR, visto che hai citato il VAR, per me il VAR ha molto più senso per stimare le probabilità che per dire una strategia batta il BTP o un rendimento atteso, piuttosto che stimare il rischio di perdita negli eventi estremi, no? Perché cosa dici? Diciamo questo, che se l'evento estremo è una cosa che può succedere con una probabilità, cioè per esempio il classico VAR giornaliero che si fa oggi all'1%, lì si può fare qualcosa, perché di giorni ce ne sono tanti e quindi si riesce a stimare abbastanza bene. Già se hai la settimana è più difficile, non andrei a farlo per un mese. O se lo facessi, farei quello che insegno di fare, cioè calcolerei gli intervalli di confidenza del VAR e scoprirei che sono molto grandi e che quindi quello che noi sappiamo è molto poco. Quindi l'importante è, se usate questo calcolo, usatelo con tutte le sue parti, anche le parti che servono a dire attenzione, la risposta è 0,5 stima puntuale, più o meno quanto? 0,01 o più o meno 0,2? Prendete i sondaggi elettorali che ci sono tutti i giorni, mediamente l'errore normale di quei sondaggi, l'errore da intervallo di confidenza è più o meno 3%. Qui stiamo viaggiando, cioè parlando di ogni giorno si commentano variazioni dello 0,5-1%. La precisione tipica sulla base di 1000 casi di quei sondaggi è dell'ordine del 3%. Quindi tutto ciò che non cambia di più del 3% probabilmente non è cambiato e basta. Ecco, avere ragionamenti di questo tipo consentono di evitare le illusioni, cioè di evitare di pensare che ne sappiamo lo stesso su una cosa che vediamo spesso e su una cosa invece che non vediamo mai. Quindi l'evento estremo di per sé si può considerare, ricordandoci che un evento estremo ha una proprietà, si vede comunque di rato, proprio perché è estremo, quindi è difficile da trattare, quindi si può trattare, però bisogna stare attenti a quello che si fa. Sì, dico e poi, totali e poi, banalità, naturalmente. E poi, se mi posso permettere, anche comprendere, no? Perché se io dico che un portafoglio ha l'1% di probabilità di perdere oltre il 2 a una settimana, no? Vuol dire che ogni due anni più del 2 deve perderlo, perché altrimenti... No, per favore, non dire queste cose, dai. Cioè, questo è come dire che è quasi implicito in quello che diceva Cardano, perché quello che dice Cardano è che le frequenze per n finito devono compensarsi, quindi lui ha un po' in mente il fatto che se la monetina ha dato tante teste poi viene croce, ma anche questo è un'illusione. No, ma era per dire che se capita nell'arco dei due anni il modello VAR è corretto, non è sbagliato, però la gente nella sua testa dice non perderò mai più del 2% perché avevo il 99%. Questo è un altro pericolo di queste cose. Quando tu quantifichi l'incertezza, a volte la gente pensa che quantificare l'incertezza significa che non c'è l'incertezza. Esatto, quindi si illude del fatto che non debba, è difficile che io mi contagi adesso, però mi posso contagiare lo stesso. Cioè, e in particolare la gente non capisce le probabilità piccole. Cioè, qual è il rischio implicito in una probabilità dell'1% che succeda qualcosa, e lì spesso i paragoni possono essere utili, paragoni con altri rischi che conosciamo un po' meglio. Francesco, sai cosa? Questa cosa qua mi mette un po' in un timore, perché mi fa pensare che allora anche un orologio rotto due volte al giorno segna l'ora esatta. Ecco, qua non bisogna arrivare a questo punto. Qua è come, allora, i modelli matematici sono molto utili se sono usati bene. Per esempio, non se sono usati per pubblicare migliaia di articoli, perché è un periodo in cui ti pubblicano anche la carta igienica e quindi se parli di Covid e quindi vai in cattedra più alla svelta se pubblichi tanti articoli. Se fai certo. Così pubblichi tante stupidaggini. È quello che sta succedendo adesso. Mi pare di aver letto che solo sul virus ne hanno pubblicati 18.000 di recente, senza capire sostanzialmente una mazza di quello che sta succedendo. C'è questo desiderio enorme dei ricercatori di pubblicare, perché le metriche della loro carriera sono basate su questa idea un po' stupida che se pubblichi tante cose, anche se sono sbagliate, è meglio che se pubblichi poche cose o se non pubblichi. Certo.
Io preferisco, io penso che è meglio non creare rumore, e quello che si è creato in questo periodo è un sacco di rumore. Voi avete, siete arrivati a vedere, cioè all'inizio stavate ad ascoltare i vari scienziati che si sentivano, adesso hanno detto talmente tutto il contrario di tutto che non ci credete più, ed è sbagliato, perché hanno cose vere da dire. Anzi, attenzione, quelli che avete sentito magari non erano anche i migliori, erano quelli che preferivano farsi sentire, ma non quelli che lavoravano tranquilli a fare le cose sul serio. Ci sono quelli bravi, spesso non hanno nessun desiderio di essere ascoltati in pubblico, esistono, però come fa il pubblico di fronte a delle chiare, sostanzialmente, le mascherine non servono, le mascherine servono, ci vuole tampone, non ci vuole tampone, cioè, è stato detto tutto il contrario di tutto in poco tempo. È facile che uno perda la fiducia, mentre la fiducia deve rimanere, perché esistono le cose serie. Il problema è come si fa a distinguere dalle stupidaggini quando uno non le conosce. Cioè, è molto, una cosa che hai detto ieri, no? Che secondo me può essere particolarmente interessante per capire le dinamiche, no? Che magari vengono prese con un po' di superficialità. Cioè, ieri tu dicevi, nel caso del Covid, molti infetti infettano in maniera accumulativa. È possibile, cioè, quello di andare a analizzare il contatto personale diventa fuorviante nel momento in allora, cui si cerco di essere preciso su questo. Un'ipotesi che sta venendo fuori è che in realtà quello che succede è che le infezioni possono esplodere solo se ci sono molti infetti, in particolare se asintomatici, perché avrebbero un effetto cumulativo nell'infettare altri. Cioè, una sola persona di queste non ti infetta, ma tante insieme sì. Questa è un'ipotesi. I modelli epidemiologici standard prevedono solo l'infezione da contatto singolo. Diciamo, si possono fare modelli in cui l'infezione è cumulativa. Per cui, per esempio, quando da Milano sono scappate tante persone verso sud, tornate a casa, eccetera, non scappate naturalmente, magari ce n'erano alcuni, forse anche tanti, che erano positivi, ma non hanno trasportato la malattia perché si sono disperse. Non sono più state tutte insieme. Certo. Invece, nel caso Germania Mattatoio, alcune persone che ci lavoravano sono andate nel loro paese d'origine, sono tornate, vivono in brutte condizioni, tutti ammassati. Cosa è successo? Si è creato un certo numero di persone, magari anche asintomatiche, senza grosse gravità, grossi segnali della malattia, contagiose, abbastanza da incominciare a contagiare velocemente degli altri, e c'è stata l'esplosione. Quello che è successo probabilmente in Lombardia. In Lombardia pare che questa malattia ci fosse da dicembre, forse da prima. In due mesi, tre, si è creato un certo numero di persone, abbastanza da incominciare a farle esplodere tutti insieme a un certo punto, cioè alla fine di febbraio. Non lo so, io non sono un epidemiologo, non sono un virologo, non sono un medico, e infatti io non scrivo e non dico queste cose solo come esempi. Cosa è successo? No, niente. Ok, però è solo se c'è il problema, il modello matematico ha un pregio e un difetto, che sono la stessa cosa. La matematica cosa vuol dire? Proprio il significato matematica funziona da solo. Una volta che hai scritto le ipotesi, hai delle leggi per fare delle deduzioni, e tutto ciò che è implicato dal modello ha lo stesso valore logico, o è giusto o è sbagliato. In un modello applicato, alcune cose che il modello implica sono proposizioni su fatti vicini a noi che possiamo valutare direttamente, altre sono proposizioni su fatti molto lontani da noi che non possiamo valutare direttamente. Queste seconde vanno prese con cautela. Sulle prime il modello funziona spesso molto bene, se è fatto da gente brava. Okay? È importante rendersi conto di questo. Un semplice esempio pratico. Ci sono più numeri pari o più numeri dispari? Uno dice, se prendo n numeri ce ne sono sempre altrettanti pari e dispari, no? Quindi se i numeri sono quelli con cui conto le pecore, che sono sempre in numero finito, se diciamo non n, 2n numeri, ce ne sono sempre altrettanti pari e dispari. Lasciamo perdere lo zero per il momento, non importa. Però se voi fate quello che fece un grande matematico alla fine dell'Ottocento, potete dire, no, non è vero. Ci sono tanti pari, per esempio, quanti sono gli interi. Perché? Perché io posso prendere il 2 e dico che è il primo pari, poi il 4 e dico che è il secondo pari, poi il 5 e poi il 6 e dico che è il terzo pari. Quindi assegno a ciascun pari
un numero progressivo. Alla fine, se posso andare all'infinito, per ogni n finito ce ne sarà sempre la metà, ma se posso andare all'infinito ci sono altrettanti pari che interi. L'insieme degli interi infinito si può mettere in corrispondenza con se stesso, un sottoinsieme con se stesso, è una definizione dell'infinito. È un'assurdità da un certo punto di vista, perché al finito, se uso i numeri per contare, non può succedere. Ma se io uso la matematica e quindi creo un oggetto che è l'infinito, che è una naturale matematica estensione del semplice contare le pecore, che finirebbe sempre dopo n pecore, non all'infinito, ottengo delle proposizioni che empiricamente ci sembrano assurde, ma che sono vere lo stesso. Questo è solo un paragone di quello che ho detto prima. Attenzione, quando si va lontano, con la matematica è facile andare lontano da ciò da cui siamo partiti. A volte serve, può essere molto pericoloso. Ecco, se c'è qualche domanda veloce, che abbiamo raggiunto quasi l'ora e mezza, quindi... Sì, io Francesco, ancora 20 minuti, poi mi chiudono dentro l'università. No, però Francesco, tu sei cooptato, perché adesso io devo, come dico ogni tanto ai corsi, che quando passi delle nozioni, tu devi, è come tu mangiassi, no? Mangi, deglutisci, passa nello stomaco, e a quel punto devi ruttare. Io, senza voler essere dissacrante dell'uditorio, devo ruttare quello che ci hai dato oggi, perché è una cosa straordinaria per me, ma il ruttino diventa fondamentale per riuscire a essere proattivi nei tuoi confronti. Va bene, ottimo. Comunque, se qualcuno ha qualcosa da chiedermi, sono facile da trovare. Okay? Ok, Francesco, una cosa te la chiedo io. Sì. La presentazione la puoi condividere? L'ho già mandata prima a Gabriele, non c'era quest'ultima cosa del Covid che la potete lasciare fuori, tanto non c'entra. Ok, niente. Me la giro. C'era qualche errore di stampa, eccetera, ma comunque c'è tutto. Allora ne approfitto per dire due cose al volo. Uno è che ovviamente la presentazione, come tutte, le mettiamo sul gruppo Telegram di Innoviamo la Finanza con Passione. Qua sopra la mia testa vedete il link che è Open Finance. E due, e faccio al volo il cambio, la prossima settimana parleremo, spero di prenderla giusto, no, mannaggia, adesso non lo trovo più, parleremo, vabbè, abbiate pazienza, lo dico solo senza lo sfondo, parleremo di... Non rifare così adesso! Artificial Intelligence applicata alle gestioni patrimoniali. Ci sarà Fabrizio Monge e Gabriele Turissini che ci spiegheranno qualcosa su questo. Se non avete altre domande... c'è una domanda, eccola. Ha ancora senso modellizzare certi fenomeni se sappiamo già che non ci danno un risultato sufficientemente attendibile? Io preferisco considerare i casi specifici. Comunque, in generale, ha sempre senso cercare di usare la logica. E se ha sempre senso cercare di trovare un modello, bisogna avere l'umiltà, quando si arriva a un certo punto e si vede che quello che si fa, i risultati di quello che si fa sono deboli, di dire che sono deboli. Non pensare che debbano essere... Questo è un altro problema dell'Accademia Moderna. Certo. Tu devi sempre far finta di aver scoperto qualcosa di fondamentale. Pensate che solo in economia, sulle riviste più importanti nel campo economico, ogni anno escono migliaia di paper. Sono le riviste più importanti, quelle A+, che ti consentono poi di prendere la cattedra, queste robe qua. Ogni anno migliaia di paper. Se ti dicessero una frazione di qualcosa di utile questi paper, e non sono solo in economia, vi posso dire che anche in fisica teorica la cosa è molto simile, saremmo già arrivati non su Marte, su Andromeda. Cioè, è difficilissimo, bisogna veramente sommare tanti zeri per riuscire a non muoversi molto scrivendo 3.000 cose che sono tutte considerate importantissime e escono nelle riviste più importanti. Ecco, l'umiltà di dire non ho trovato niente è spesso molto utile, anche perché dice va bene, cercate da un'altra parte. Capite? Cioè è una questione di atteggiamento, ma queste sono le mie opinioni personali. Io ritengo che sia sempre utile cercare di razionalizzare, trovare il modello,
e poi fermarsi se si vede che non si riesce a fare. Certo. Bene. Perché poi modellizzare, se vuoi, modellizzare può essere, come diceva nella domanda Massimo, se ha senso, ha sempre più senso se i dati dell'esperienza corroborano quelli che sono gli elementi che ci permettono di arrivare al modello. Ci sono anche fatti dell'esperienza che noi abbiamo di fronte tutti i giorni, per cui non siamo mai riusciti a trovare dei modelli funzionanti. Okay. Cioè ci sono, ma i fatti più comuni, noi tutti i giorni gestiamo fenomeni che non riusciremmo mai a modellizzare matematicamente, almeno non con gli strumenti che abbiamo adesso. Il fatto stesso di stare in equilibrio, cioè, i robot riescono a stare in equilibrio da qualche anno, per decenni non ci riuscivano. Adesso hanno capito più o meno come funziona, hanno la capacità di calcolo di farlo. Noi camminiamo tutti i giorni. Certo. Non era facile capire come facciamo. Beh, sennò ci mettiamo un anno o due anche noi da piccoli. Sì, impariamo. Ma impariamo a quello, impariamo a fare quello, andiamo a scuola, impariamo a giocare a ping pong, cose tutte difficilissime da replicare con dei modelli. Certo. Va bene, ok. Se non sbaglio c'è una sfida in corso per il 2050... nazionale di calcio contro nazionale robot è già stata lanciata da... vabbè, non so chi è che canta nel 2050, non so se arrivo a vederla, ma comunque auguro ai più giovani di divertirsi. Speriamo di sì. Ok, allora... grazie infinita, è stata veramente un piacere, almeno per me. Grazie a voi. Sì, grazie, grazie infinita, ti sei divertito. Sì, sicuramente. A presto, grazie. Ciao, saluti a tutti, grazie. Vedete Francesco. Daniele, se vuoi, per i colleghi, gli share due testi che potrebbero essere interessanti, che appena a me comunque sono stati utili per anche per seguire il discorso di Francesco. Certo. Uno è questo. Ed è un libro di Peter Bernstein, Più forti degli dèi, la straordinaria storia del rischio. Qui io ho conosciuto in realtà questo signore qua che mi ha fatto onestamente diventare matto, e tu sai, lo sai per la famosa storia del 7, della somma 7 con i due dadi. Esatto. È Geronimo Cardano. L'altro testo invece che secondo me è molto interessante, da cui io avevo preso il suggerimento per quella xilografia del 500 che dopo Francesco ha così bene illustrato, è questo testo di Gerd Gigerenzer, Imparare a rischiare, come prendere le decisioni giuste, qui lo vedete meglio anche per avere i dati dell'editore, eccetera. Gerd Gigerenzer l'ho ascoltato al Quant Mind di due anni fa. Me l'avevi detto. È un fenomeno, è bravissimo. Ah, guarda. Cioè, il libro penso che sia stato rivoltato 7-8 volte, cioè, nel senso che comunque ha 1000 spunti utili. No, infatti. Questo mi interessa anche a me perché non avevo visto il suo libro in italiano. Ok, grazie a tutti. Grazie ancora, è stato un piacere. Grazie, arrivederci, buona serata, ciao.